Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e oggi parleremo insieme a Nenia, che è qui con noi, della provvidenza nell'opera tolkieniana. Ciao a tutti. Allora, Nenia, come vogliamo partire con questo discorso? Allora, io partirei con alcune informazioni di tipo biografico, perché non si può parlare di provvidenza senza parlare di religione e quindi credo che dobbiamo dare almeno un'idea a chi ci ascolta di come Tolkien si è avvicinato alla fede cattolica e perché, e che cosa ha rappresentato la religione nella sua vita. Allora, Tolkien è stato educato al cattolicesimo dalla madre. Maybel Tolkien era di famiglia di religione protestante, tuttavia, qualche anno dopo la morte del marito, il padre di Tolkien, si convertì al cattolicesimo. Volle che anche i suoi figli, quindi Tolkien e il fratello Ilari, fossero cattolici. Il problema è che questa conversione creò a Maybel una grande quantità di problemi con la sua famiglia, perché, come ho detto, la sua famiglia era di religione protestante e non accettò affatto questa sua conversione. Anzi, i suoi parenti si arrabbiarono con lei e arrivarono a negarle il sostegno economico che le stavano dando fino a quel momento, perché essendo lei rimasta vedova con due figli da allevare e pochi soldi, aveva bisogno di un supporto economico da parte della sua famiglia. Ma dopo la sua conversione al cattolicesimo, i Saffield non ne vollero più sapere di lei e quindi Mabel dovette cavarsela da sola, quasi completamente da sola, crescere questi due figli e sbarcare il lunario per come poteva. Fu una situazione molto difficile anche perché lei ci teneva molto che i suoi bambini fossero istruiti, quindi voleva che andassero a scuola, che frequentassero dei buoni istituti. Inizialmente li istruì lei a casa per come meglio poteva e poi li fece iscrivere a scuola e li incoraggiò sempre a studiare, però chiaramente con una mancanza di sostegno economico e con pochi risparmi che le aveva lasciati il marito, fu difficilissimo per lei tirare avanti. Immagino. E tant'è vero che a un certo punto della sua vita si ammalò di diabete. All'epoca non esistevano cure per questa malattia. Quindi lei fu ricoverata in ospedale alcune volte, poi la malattia si aggravò e Mabel, a soli 34 anni, morì, lasciando soli i figli. E Tolkien aveva soltanto 12 anni all'epoca. Madonna. Quindi fu un trauma terribile questa morte della madre. Fortunatamente lei, prima di morire, era riuscita a nominare come tutore dei ragazzi padre Francis Morgan, che era un sacerdote suo amico. Però, nell'ottica di Tolkien, la madre si era ammalata proprio per via della povertà che era derivata dalla sua conversione al cattolicesimo. Lui era molto risentito con i parenti di sua madre che l'avevano lasciata sola in questo momento, che le avevano negato il loro sostegno, sia affettivo che economico, lasciandola quindi a vivere una vita di stenti, a tirare avanti alla meno peggio, e lui era convinto che questa vita di stenti avesse causato la malattia, portandola poi alla morte. Quindi era molto risentito con i parenti di sua madre per questa cosa e in un certo senso vedeva Mabel come una sorta di martire, perché pensava che per l'appunto la sua conversione al cattolicesimo l'avesse condotta su questa vita di sofferenza. Quindi da una parte le era estremamente grato per avergli trasmesso la fede cattolica. Dall'altro lato, chiaramente, soffriva per la sua mancanza, per la sua perdita, anche se la religione era il suo modo di sentire vicina la madre ed era la sua consolazione. Al tempo stesso, la fede gli dava anche una chiarissima, idea, una chiarissima visione della sofferenza che permea il mondo e della caducità della vita, che poi sono cose che naturalmente vediamo espresse anche nelle sue opere.
Perché nelle sue opere c'è spesso questo sentimento, questo senso sottostante di pessimismo? Perché con il tipo di vita che lui aveva avuto, con questa perdita della madre così giovane e prima ancora quando era piccolissimo, la morte del padre, aveva sviluppato questa concezione della vita come un qualcosa di precario, come un qualcosa all'interno della quale nulla è veramente durevole, nulla è veramente eterno, che l'eternità è al di là del mondo terreno. Quindi la religione, il cattolicesimo è importantissimo per la sua persona, perché lui continuò a coltivare questa fede a cui l'aveva educato la madre per tutta la vita. Poi, come dicevo, il suo tutore dopo la morte della madre fu un sacerdote, quindi è chiaro che a quel punto continuava, per dirla banalmente, a mantenere i contatti con la religione, e quindi questa fede attraversa tutta la sua vita e, come dicevo, traspare anche dalla sua opera. Non possiamo immaginare un Tolkien non cattolico, non sarebbe la stessa cosa. Quindi nelle sue opere, tra le tante altre cose, perché poi sappiamo che nelle sue opere ci sono tante cose, però tra le tante altre cose, nelle sue opere c'è anche il suo cattolicesimo. E dove lo vediamo questo cattolicesimo? Lo vediamo nella presenza della provvidenza, nel Signore degli Anelli, e nell'intersezione tra fato e libero arbitrio, che è uno dei fondamenti della sua mitologia. La trovo un po' difficile l'intreccio tra libero arbitrio e provvidenza e destino. Cioè, è tutto molto complicato, però comunque lui ci è riuscito. È complicato, sì, perché è un paradosso che ci sia fato e libero arbitrio insieme, ma ci arriveremo più in là a questo. Io direi che riguardo alla provvidenza, dato che l'altra volta ne abbiamo già parlato un po' e abbiamo commentato la scena del Signore degli Anelli in cui Gollum cade nella voragine del fato, direi che quella scena lì, appunto, avendola già commentata, non è necessario richiamarla qui se non magari attraverso alcuni accenni. Direi che sulla provvidenza possiamo fare un discorso più generale ed eventualmente citare altri passaggi del Signore degli Anelli in cui c'è o ci potrebbe essere un, diciamo così, tocco provvidenziale. Che ne dici? Sì, anche secondo me è perfetto. Far notare altri aspetti di provvidenza che magari non tutti hanno colto, perché di solito ci si concentra solo su Montefato e la fine dell'anello, perché è il culmine di tutta la cosa, quindi è più facile che ci si concentri su quello piuttosto che magari su piccoli aspetti che passano inosservato. Sì, sono d'accordo perché quella è la scena comunque, se vogliamo, più rappresentativa da un punto di vista provvidenziale. Però non significa che non ce ne siano, non ce ne possano essere altre. A te quale verrebbe in mente, per esempio? A me viene in mente senza alcun dubbio la questione di Pipino che cede al Palantir e quindi è costretto ad andarsene da Edoras per raggiungere Minas Tirith. E se lui non avesse guardato nel Palantir, quindi non avesse ceduto al Palantir, a quest'ora lui non sarebbe andato insieme a Gandalf a Minas Tirith e quindi probabilmente Faramir sarebbe morto, perché non essendoci Gandalf, probabilmente Denethor sarebbe uscito pazzo, come abbiamo visto, non ci sarebbe stato nessuno a fare da valletto, come si chiama, che era in quel caso la figura di Pipino. E quindi non ci sarebbe stato nessuno a impedire il rogo di Denethor e quindi Faramir probabilmente sarebbe morto insieme a Denethor e anche vivo. Quindi nessuno l'avrebbe salvato. Si potrebbe anche dire, azzardare a dire che non essendoci Faramir, forse Éowyn magari sarebbe morta anche lei. O magari non avrebbe avuto la vita che ha avuto adesso, che magari non avrebbe capito che il suo amore verso Aragorn era soltanto
ammirazione verso di lui. Cioè, secondo me è tutto molto provvidenziale il fatto che comunque Pipino ha visto il Palantir e il fatto che Faramir avesse lasciato andare Frodo e Gollum nel momento in cui li avevano catturati e quindi si è fidato di lui. In qualche modo è come dire, il fatto che Pepino ha ceduto ha fatto sì che le azioni di Faramir, benevole verso Gollum e verso Frodo e verso Sam, lo portassero alla salvezza poi nel momento più importante. Quindi potremmo dire in questo senso che Faramir, ha salvato gli Hobbit e quindi poi è stato salvato da un Hobbit, Sì, praticamente. esatto, sì. Quindi anche da azioni, tra virgolette, sprovvedute e anche se cadiamo nella tentazione, in qualche modo possiamo entrare in risonanza con azioni benevole di qualcun altro per poi rimediare alla nostra tentazione e quindi fare del bene. Sì, allora io penso che tu abbia fatto un ottimo esempio, che tra l'altro ci può servire anche dal punto di vista linguistico. Dopo che Gandalf scopre che Pipino ha guardato nel Palantir, senti cosa gli dice: uno sciocco sei, peregrino Tuk, ma uno sciocco onesto. Conosco dei saggi che si sarebbero comportati assai peggio in una simile situazione. Ma ricorda, siete stati salvati, tu e i tuoi amici, da un colpo di fortuna, come si suol dire. Non ci puoi contare una seconda volta. Ecco, teniamo a mente questa espressione, un colpo di fortuna, perché ci tornerà utile più avanti. Comunque hai citato un ottimo esempio, secondo me. Perché alla fine questa azione di Pipino, effettivamente sciocca e avventata, ha però avuto un risvolto positivo, quindi potrebbe effettivamente essersi trattato di un tocco provvidenziale. Questo fatto che alla fine lui è vero che ha sbagliato, però innanzitutto ha saputo rendersi conto subito del suo errore. Inoltre, come gli dice Gandalf, ha saputo fare meglio di quello che avrebbero potuto fare altri più saggi di lui, perché effettivamente guardando dentro il Palantir, Pipino ha sentito la voce di Sauron che lo interrogava e che gli chiedeva chi fosse, no? E lui non ha rivelato la sua identità. Questa cosa non è da tutti, non è da tutti chiaramente. Resistere a un interrogatorio di Sauron, per quanto molto breve e a distanza, sappiamo che Sauron comunque è molto potente. Quindi il fatto che Pipino sia stato capace di resistere è stata una prova di coraggio da parte sua, per cui nella sua impulsività, nel suo errore, ha comunque dimostrato delle buone qualità e quindi forse in questo senso possiamo vedere che il suo atto ha avuto delle conseguenze anche positive. Giusto. Ok, per quanto riguarda me, momenti in cui ci può essere un tocco provvidenziale, a me ne vengono in mente di diversi, a parte quello in cui Bilbo trova l'anello nell'Hobbit. Lì è proprio Gandalf che in qualche modo ci dice che c'è stata la provvidenza all'opera. Perché quando parla con Frodo, nel secondo capitolo del Signore degli Anelli, quando discutono tutta la storia dell'anello, Gandalf fa capire a Frodo che il ritrovamento da parte di Bilbo è stato una cosa, un evento straordinario, straordinario nel senso positivo, e che quindi anche l'eredità stessa dell'anello da parte di Frodo è una cosa positiva. Più straordinario in tutta la storia dell'anello fino ai giorni nostri. L'arrivo di Bilbo in quel preciso minuto, il fatto che vi posasse la mano sopra, ciecamente, nel buio. C'era più di una potenza in gioco, Frodo. L'anello stava cercando di tornare dal proprio padrone.
Era scivolato di mano a Isildur e l'aveva tradito. Poi, quando ne ebbe l'occasione, afferrò il povero Deagol, che fu assassinato, e dopo di lui Gollum, che aveva pressoché divorato e consumato. L'anello non aveva ormai più bisogno di questo piccolo essere ignobile e meschino, e se fosse rimasto ancora con lui, non avrebbe mai più abbandonato quello stagno profondo. Così, ora che il suo padrone si era risvegliato, invadendo con il suo pensiero oscuro le enormi contrade che circondavano il Bosco Atro, esso abbandonò Gollum e capitò in mano della persona più incredibile, Bilbo della Contea. Dietro a questo incidente vi era un'altra forza in gioco che il creatore dell'anello non avrebbe mai sospettata. È difficile da spiegarsi e non saprei essere più chiaro ed esplicito. Bilbo era destinato a trovare l'anello e non il suo creatore. In questo caso anche tu eri destinato ad averlo, il che può essere un pensiero incoraggiante. Qui abbiamo proprio un riferimento, per quanto indiretto, un riferimento chiaro. Gandalf sta parlando di un'altra potenza in gioco, un qualcosa che è stato più forte dell'anello e del suo desiderio di tornare a Sauron. E questo qualcosa è la provvidenza. Ma a parte questo passaggio qui, che effettivamente, come dicevo, è abbastanza esplicito, ce n'è un altro durante il viaggio di Frodo e Sam a Mordor. Durante l'ultimo tratto che loro percorrono per scalare la montagna, tutti quanti sicuramente ricordiamo che durante quell'ultimo tratto Sam si carica Frodo sulle spalle. C'è una frase che mi ha sempre dato molto da pensare, che tra l'altro di recente è stata commentata anche da una studiosa italiana di Tolkien, che è Greta Bertani, che ha commentato proprio questo passaggio qui, e ve lo leggo e poi faccio le mie osservazioni. Sì, vai. Aiutò Frodo a salire sulle sue spalle, le braccia penzoloni lungo il collo e le gambe strette sotto le sue braccia. Poi si alzò in piedi e con sommo stupore trovò il fardello leggero. Aveva temuto che le forze gli sarebbero appena bastate a sollevare il suo padrone, oltre al quale avrebbe poi dovuto sopportare il terribile peso del maledetto anello. Ma non fu così. Frodo era forse consunto dalle sofferenze, dalle ferite e dai morsi velenosi, dalla paura, dalla preoccupazione e dal lungo vagabondare. O forse nuove energie erano state donate a Sam per lo sforzo finale, permettendogli di sollevare il padrone con la medesima facilità con cui avrebbe portato un bambino hobbit sui prati o campi della contea. Forse nuove energie erano state donate a Sam per lo sforzo finale. Donate da chi? Io me la sono fatta questa domanda. Naturalmente qui Tolkien non è esplicito, lui ti lascia sempre con il dubbio. Forse è perché Frodo è molto tendrito, o forse è perché Sam ha queste nuove energie, a Sam sono state donate queste nuove energie per lo sforzo finale. Ecco, nel commentare questo passaggio, la studiosa italiana Greta Bertani sottolineava proprio questo fatto, che queste energie che Sam trova inspiegabilmente sembrano appunto essergli state donate. Ora, ripeto, Tolkien ci lascia con l'incertezza perché dice forse, però una domanda io me la faccio, perché anche Sam in fondo era indebolito dalle privazioni, lui stesso in realtà aveva paura di non riuscire ad avere la forza per trasportare Frodo, invece lo riesce a trasportare e lo trova anche leggero. È vero che non sente il peso dell'anello, questo è un altro discorso che dovremo affrontare in un'altra occasione, credo, perché Sam, trasportando Frodo, teme di sentire il peso dell'anello, ma poi in realtà non lo sente. Ecco, questa è un'altra domanda, ma l'affronteremo in un'altra occasione. Ma il fatto che comunque riesca a portare Frodo con questa facilità, con la facilità con cui avrebbe sollevato un bambino
Com'è possibile quando alla fine anche Sam è molto indebolito dalle privazioni del viaggio? Certo, Frodo è in una situazione peggiore perché ha portato l'anello, quindi è più sfinito ancora, è più sfibrato ancora, però pure Sam è molto debole. Come mai riesce a portare Frodo con così tanta facilità? Queste energie che gli vengono donate per lo sforzo finale, se davvero è così, da dove gli arrivano? Ecco, io qui vedo la provvidenza al lavoro. Sai che però non ci avevo mai fatto caso se non me lo dicevi tu. Vabbè, queste chiacchierate servono anche a questo, a farci notare delle cose che prima non avevamo preso in considerazione. Io ci avevo pensato effettivamente, cioè mi ero interrogata un po' su questa scena, poi ho avuto occasione di ascoltare l'intervento di Greta Bertani e quindi diciamo ho aggiunto un pezzo al puzzle, mettiamola così. Però qualche domanda effettivamente me l'ero fatta su questo passaggio, soprattutto sul fatto che Sam appunto non sente il peso dell'anello. Quella era la cosa che mi aveva attirato in primis. Però anche questo fatto, no? Delle energie donate per lo sforzo finale. Questo passaggio mi fa pensare molto a delle affermazioni che Tolkien fa nella lettera 246. La leggo brevemente, o meglio, leggo il passaggio che ci interessa. Vai. Tolkien qui parlava della missione di Frodo e del suo esito finale. È una delle tante lettere in cui discute del fallimento di Frodo, e mentre discute questo argomento, aggiunge una nota importante a pie pagina. In questa nota dice: qui non sto considerando la grazia o l'aumento delle nostre forze in quanto strumenti della provvidenza. Tuttavia la grazia non è infinita e nell'economia divina sembra per lo più limitata a quanto è sufficiente per ottenere l'adempimento del compito assegnato a uno strumento in uno schema di circostanze e di altri strumenti. Aumento delle nostre forze in quanto strumenti della provvidenza. Ecco, io credo che questo si applichi moltissimo a Sam in quel momento. Sam in quel momento ha bisogno di forze in più, di forze supplementari per portare Frodo, fino alla cima della montagna. E quindi queste forze gli vengono date per grazia. Tolkien qui nella lettera utilizza proprio questo termine, grazia. Ecco, è una grazia, secondo me, che Sam in quel momento abbia le forze per sollevare Frodo e per trasportarlo. Ora che me lo fai vedere, anche secondo me sono dello stesso parere. Tra l'altro, quando ho letto le lettere, non ci ho fatto caso a questa frase qui, il tuttavia, eccetera, eccetera, che hai appena detto. Cioè, infatti, anche mentre la stavi leggendo, se non l'avessi spiegata, dicevo, cosa? Sì, forse quell'ultimo passaggio è un pochetto più complicato, ma per capirlo dobbiamo, secondo me, partire dal presupposto che in fondo siamo tutti quanti strumenti della provvidenza. Quando Tolkien parla di adempimento del compito assegnato a uno strumento in uno schema di circostanze e di altri strumenti, fondamentalmente sta parlando del mondo, il nostro mondo, in cui uno strumento, cioè una persona, si trova ad avere un determinato compito da svolgere e per svolgere questo compito naturalmente deve relazionarsi con le altre persone, quindi con gli altri strumenti, perché è tutto intrecciato, no? Nessuno agisce da sé e per sé. Le azioni umane sono sempre in qualche modo collegate tra loro, quello che facciamo ha sempre degli effetti più o meno evidenti su chi ci circonda per un motivo o per un altro. C'è un determinato compito che una determinata persona si assume e
E se è un compito importante, come poteva essere in questo caso, allora può esserci questa grazia, questa provvidenza che interviene nel momento in cui lo strumento, quindi la persona, ha bisogno di questa forza in più. Vero. Quindi la grazia non serve a renderci il compito più facile, mettiamola così. Non serve a farci adagiare sugli allori. La grazia interviene nei momenti di maggiore bisogno. Secondo me serve per darti quella spinta in più quando proprio vede che non ce la stai, non ce la puoi fare. Esatto, sì. In quei momenti là, credo che fondamentalmente sia questo che lui intende. Che poi capisco che magari il termine strumento possa suonare un pochino quasi fastidioso, come se fossimo degli oggetti, ma non è inteso in senso sminuente, credo, perché ti ripeto, per una persona comunque credente. Siamo tutti nelle mani di Dio, quindi siamo tutti strumenti della provvidenza, non è messo in maniera Difensiva. offensiva, ecco. Però dobbiamo considerarci tutti tali se ci mettiamo in quell'ottica lì. Quindi Sam è uno strumento della provvidenza, Frodo anche, Gollum anche, nel momento più insospettabile sappiamo quello che succede, no? Con Gollum. Quindi siamo tutti degli strumenti nelle mani di Dio. Anche se in certi passaggi, per l'appunto, noi non possiamo avere la certezza, perché l'autore ci lascia volutamente nel dubbio, come nel passaggio che citavo poco fa di Sam che trasporta Frodo. Non è che abbiamo la certezza assoluta, però lui comunque ci offre questa possibile soluzione, questa possibile opzione. E io sinceramente, anche se c'è quel forse davanti, sono molto incline a credere che effettivamente Sam in quel momento abbia ricevuto una grazia, perché mi sembra la possibilità più sensata, mi sembra la risposta più sensata. Sì, anche secondo me, ma probabilmente ha messo quel forse davanti perché vuole comunque che l'opera rimanga neutra, per non far trasparire troppo il fatto che possa esserci la cristianità e quindi, come abbiamo detto, comunque come si sa, per evitare che poi possano attribuirle il termine di allegoria al cristianesimo, cosa che al professore faceva rivoltare le budella. Non lo so, guarda, non credo che sia stato per quel motivo. Più che altro io credo che comunque, siccome lui sta pur sempre descrivendo la situazione da un punto di vista umano, perché il Signore degli Anelli è incentrato su una prospettiva antropocentrica, o come direbbe Tolkien, hobbit-centrica. Quindi è chiaro che da un punto di vista umano e hobbit certe cose non sono così chiare, nel senso che io mi metto nei panni di Sam o di Frodo che a posteriori riflettono su quella scena e su quel momento e non sanno trovare una risposta. Io non credo che Frodo o Sam abbiano una risposta per quello che è successo in quel momento. Quindi l'autore si mette anche un po' nella loro prospettiva. Sarebbe effettivamente stato innaturale se Sam avesse riconosciuto chiaramente, quindi senza possibilità di dubbio, la presenza di questa provvidenza, perché se ci pensiamo, anche lo stesso Frodo, quando Gandalf gli parla di quell'altra forza in gioco e gli dice che il fatto che Bilbo abbia trovato l'anello, il fatto che lui stesso, Frodo stesso, lo abbia ereditato, è un pensiero incoraggiante, non afferra in realtà fino in fondo il significato del discorso di Gandalf, perché comunque certi concetti sono, se vogliamo, un po' al di là della percezione delle persone comuni. Gandalf ha
una certa facilità nel parlare di altre forze, di forze che agiscono al di là, perché lui, considerata la sua natura, essendo un Maya, è chiaro che certe cose lui le sa perché le ha viste. E Frodo è semplicemente un hobbit, come Sam del resto, quindi è chiaro che su certe cose non può avere quella percezione o quella certezza, anche perché comunque sappiamo che gli Hobbit non praticano nessun tipo di religione. Non è che c'è un dio da adorare, che ci sono templi o ci sono chiese. E per cui è difficile, dalla prospettiva di un hobbit capire, comprendere questa provvidenza, questa grazia, che cos'è e come agisce. Per questo credo che Tolkien, giustamente nel descrivere la scena di Sam che prende Frodo sulle spalle, abbia utilizzato queste parole più caute, non ci abbia dato la certezza, proprio perché sono i personaggi che in quel momento non possono avere certezza. Vabbè, sì, se vogliamo vedere che comunque Il Signore degli Anelli è stato scritto come se fosse una specie di passato del nostro tempo, quindi per forza di cosa dovrebbe essere così. Fatta questa piccola digressione, direi che possiamo passare alla lettura di un estratto del libro di Tom Shippey. Ok. Tom Shippey è un grandissimo studioso di Tolkien a livello internazionale, ha scritto questo libro, Tolkien, autore del secolo, e c'è un capitolo in cui analizza quelle che lui chiama le forze positive del Signore degli Anelli. Analizza il modo in cui agisce il bene all'interno della storia. E penso sia importante leggere questo passaggio perché ci rifacciamo un po' al concetto di provvidenza. E soprattutto perché ci ricolleghiamo all'affermazione che ho fatto prima, quando ho letto le parole che Gandalf dice a Pipino dopo che Pipino guarda nel Palantir. Ti ricordi che ho parlato di colpo di fortuna e ho Sì, detto che quell'espressione dovevamo tenerla da conto? mi ricordo perfettamente. Perché effettivamente fortuna è uno di quei termini che Tolkien usa per far riferimento a quei momenti in cui potremmo dire agiscono le forze del bene. Perché lui non utilizza nella narrazione termini come grazia o come provvidenza, di quelli parla nelle sue lettere, perché nelle sue lettere in un certo senso è più esplicito. Se deve dare delle spiegazioni, allora le dà in maniera più esplicita. Nella narrazione non compaiono questi termini, quindi né provvidenza, né grazia, né Dio, queste cose qui nel Signore degli Anelli non compaiono. Però compaiono invece dei termini di uso più quotidiano, dei termini tra virgolette più casuali, come appunto fortuna e caso. Ma in realtà dietro fortuna e caso spesso si nascondono dei concetti più importanti. Il fatto che lui utilizzi queste parole semplici, queste parole di uso comune, ancora una volta è indice del fatto che lui sta cercando di raccontare la storia da un punto di vista umano. E l'essere umano effettivamente utilizza spesso questi termini quando cerca di darsi una spiegazione per ciò che sta succedendo, per ciò che è successo. Si parla continuamente, è stato un caso, è stato un colpo di fortuna, la fortuna ha voluto che, è stata una casualità. Tutto questo modo di parlare che fa parte della nostra vita di tutti i giorni, perché ciascuno di noi cerca di interpretare la vita e di dare un senso alla vita. E quando non riusciamo a trovare delle risposte certe, utilizziamo spesso questi termini: fortuna, caso, casualità. Quindi non è casuale che Tolkien utilizzi questi termini, lo fa perché fanno parte del nostro vocabolario. È il modo in cui noi, semplici esseri umani, cerchiamo di barcamenarci e di dare un senso a quello che ci succede. Giusto. Allora, andiamo a leggere l'estratto del libro di Tom Shippey. La logica della fortuna, o caso, o fato, o sorte, o incidente, sembra questa nella visione di Tolkien.
Non c'è modo di sapere come andranno a finire gli eventi e certamente non è mai una buona idea per nessuno rinunciare a fare tentativi, che sia per disperazione o che sia per una fiducia passiva che qualche potere esterno interverrà. Se c'è un potere esterno, deve operare attraverso agenti umani o terreni. E se questi agenti cedono, l'obiettivo del potere esterno allora verrà impedito. Come dice Galadriel, alcune delle cose del suo specchio non avverranno mai. Si potrebbe anche notare che un potere o l'altro ha mandato il sogno che ha portato Boromir al Gran Burrone. Ma ha mandato il sogno prima e più spesso a Faramir, che era desideroso di seguire l'avvertimento, solo per essere messo da parte da suo fratello. Boromir dice di averne presi il posto perché dubbi e pericoli minacciavano la via. Eppure c'è qualche ragione per dubitare di lui. Probabilmente sarebbe stato meglio per tutti se a Faramir fosse stato permesso di seguire il consiglio dei Valar. Ma le persone possono evitare gli intenti della provvidenza e obbedirvi, per quel che essi riescono a essere percepiti, non è garanzia di successo o salvezza. Oltre al fatto che c'è una varietà, di parole che sono anche effettivamente parole di uso comune, sorte, forse fato un po' meno, però sorte, incidente, anche queste sono delle parole di uso comune, quindi rimaniamo sempre su quella linea lì, non ci avventuriamo in termini e in contesti di tipo più religioso, rimaniamo sempre su termini fondamentalmente di uso comune. Comunque dice Shippey che il potere esterno, che nel nostro caso può essere il potere dei Valar, questi sottoposti di Eru, il dio creatore dell'universo tolkieniano, oppure potere esterno può essere anche Eru stesso, e dice Tom Shippey, se c'è un potere esterno opera tramite agenti umani o terreni. Quindi questo ci ricollega anche al discorso che facevamo prima. Noi siamo strumenti della provvidenza, quindi la provvidenza agisce attraverso di noi. Se noi ci sottraiamo a quelli che sono i segni che la provvidenza ci dà, che il potere esterno ci dà, se noi questi segni li malinterpretiamo, li tradiamo, non li seguiamo, allora a quel punto anche la provvidenza stessa o non può più intervenire o comunque non può intervenire nel modo in cui avrebbe potuto fare se noi avessimo seguito il suo disegno. Il fatto è che interpretare il disegno divino non è mai facile per le creature umane. Shippey cita questo caso di Boromir e Faramir. Boromir arriva a Gran Burrone per chiedere consigli a Elrond dicendo di aver fatto un sogno in cui si parlava del flagello di Isildur. Ma questo sogno l'aveva fatto anche Faramir, suo fratello, e l'aveva fatto più di una volta, solo che Boromir ha insistito, appoggiato anche dal padre Denethor, per andare lui fino al Gran Burrone, quando in realtà probabilmente l'intento della provvidenza era che a Gran Burrone ci andasse Faramir, che probabilmente sarebbe stato più adatto per far parte della compagnia. Quindi, che cosa succede? Che gli esseri umani comunque prendono le proprie decisioni. Non necessariamente seguono ciò che la provvidenza indica loro, proprio perché per l'appunto non è facile interpretare questi segni. E quindi poi, chiaramente, una volta che è stato Boromir a voler prendere su di sé questa responsabilità, lasciando indietro Faramir, le cose sono andate diversamente. Se fosse andato Faramir al posto di Boromir, probabilmente sarebbe stato meglio, perché era ciò che sembravano volere i Valar e quindi indirettamente anche lo stesso Eru. Però non è stato così. Perché è stata presa un altro tipo di decisione. L'uomo prende le sue decisioni e le sue decisioni non sono sempre in armonia con Dio, con il divino. E questo è un ottimo esempio. Poi sappiamo che comunque, anche se Boromir è andato a Gran Burrone, in qualche modo poi la missione è cominciata lo stesso ed è stata conclusa lo stesso, però lo stesso Boromir è morto. Forse se non fosse andato a Gran Burrone non sarebbe morto. Però ora che hai letto la citazione ho pensato, però se fosse andato Faramir, prima o poi comunque Frodo
avrebbe lasciato la compagnia. Quindi probabilmente Frodo poi avrebbe incontrato Boromir nel momento più del bisogno, quando la forza dell'anello era maggiore, e Boromir non avrebbe avuto la stessa lungimiranza di Faramir, non avrebbe capito il potere dell'anello. E quindi, essendo molto più vicino a Mordor, l'anello era molto più forte. Quindi Boromir sarebbe stato tentato subito da prendere l'anello e quindi l'avrebbe portato a Minas Tirith da Denethor. È un'osservazione interessante, però devi far conto che lo scioglimento della compagnia avviene in maniera molto drastica proprio per via del comportamento di Boromir, perché Boromir cerca di prendere l'anello a Frodo, a quel punto Frodo decide di allontanarsi dalla compagnia senza dire niente a nessuno. Se ci fosse stato Faramir al posto del fratello, lo scioglimento sarebbe avvenuto in maniera diversa, forse anche in un luogo diverso e ci sarebbe stata una separazione più equa, se vogliamo, perché alla fine la compagnia si scioglie per forza di cose in seguito a un concatenarsi di avvenimenti, cioè Boromir che aggredisce Frodo e cerca di prendergli l'anello. E nel frattempo arrivano gli orchi, Merry e Pipino vengono catturati. Sam segue Frodo, Aragorn, Gimli e Legolas si trovano a dover scegliere se seguire il portatore dell'anello oppure cercare di liberare Merry e Pipino, e nel frattempo Boromir è stato ucciso. È una situazione che si è creata anche molto caotica. Se ci fosse stato Faramir al posto di Boromir, secondo me non avrebbe cercato di strappare l'anello a Frodo, quindi lo scioglimento della compagnia sarebbe avvenuto probabilmente, perché sarebbe avvenuto lo stesso, però sarebbe avvenuto probabilmente in circostanze molto più tranquille, sarebbe stata presa una decisione ponderata, Frodo non sarebbe scappato via, perché lui è praticamente scappato via, si può dire, è andato via senza dire nulla a nessuno, anche se poi Aragorn e gli altri hanno capito la sua decisione posteriori, soprattutto Aragorn, però se ci fosse stato Faramir la situazione sarebbe degenerata in quel modo. Forse la compagnia si sarebbe sciolta prima, quindi non è detto che Merry e Pipino sarebbero stati catturati e quindi sfasando tutte le tempistiche, non è neanche detto che Frodo, Sam e chiunque altro li accompagnasse, perché a quel punto magari qualcun altro sarebbe andato con loro. E non è detto che sarebbero arrivati in Ithilien in quel momento là, in quei giorni là in cui c'erano i Gondoriani in Ithilien, e quindi non è detto che Frodo, Sam e chiunque altro li accompagnasse sarebbero stati condotti a Enet Anun, cioè vedi come Sì. quanto sarebbe stato diverso. Io l'unica cosa che penso sarebbe stata uguale è che prima o poi Frodo e Gollum si sarebbero incontrati, quello sì, ma come la compagnia si sarebbe sciolta e chi sarebbe andato con Frodo, non possiamo saperlo se ci fosse stato Faramir nella compagnia. Sicuramente io dico la compagnia si sarebbe sciolta in maniera molto diversa. Sì, hai ragione. Quindi alla fine vediamo che le cose in qualche modo sono andate a posto lo stesso, però ad un prezzo maggiore. Boromir ci ha rimesso la vita. Ora, io non sto dicendo che la morte di Boromir è una punizione per il suo comportamento, io non la vedo come una punizione, io la vedo come una tragicità della situazione. E lui fa questo grande sacrificio, no? Combatte per cercare di proteggere Pipino e Merry, si pente dei suoi errori, quindi non sto dicendo che è giusto che Boromir sia morto, perché non è giusto, è una conseguenza imprevista, esagerata, di quelle che erano state delle decisioni precedenti, sia sue che di altri, cioè un insieme di decisioni individuali degli esseri umani che si accavallano e che purtroppo portano ad un risultato tragico per Boromir. Ma non c'è qualcuno da colpevolizzare in tutto questo.
Tantomeno Boromir stesso, perché lui effettivamente è vero che ha deciso di andare a Gran Burrone al posto di Faramir, ma probabilmente l'ha fatto con buone intenzioni, magari pensando che lui, essendo il maggiore dei due, doveva assumersi questa responsabilità perché la via era molto pericolosa, quindi ha preferito proteggere Faramir. Non possiamo dire che sia una cattiva motivazione, non penso quindi che si possa parlare di una situazione in cui Boromir è stato punito per aver preso questa decisione. Semplicemente, essendo in un contesto molto complesso, per di più un contesto di guerra, in cui comunque ci sono le morti ingiuste, purtroppo ne ha fatto le spese lui, ma sono tante conseguenze di tante azioni che si intersecano tra loro. A volte non possiamo prevedere le conseguenze delle nostre azioni. Chiaramente, se Boromir avesse saputo che andare a Gran Burrone era un errore, non l'avrebbe fatto, ma se per lui in quel momento era la cosa giusta, ha cercato semplicemente di fare quella che per lui era la cosa giusta. A volte, credendo di fare la cosa giusta, facciamo un errore. E Vero. purtroppo le conseguenze sono al di là di noi, al di là della nostra percezione, al di là della nostra capacità di riparare. Concordo in pieno. Questo passaggio ci aiuta anche a comprendere quella che è un po' la natura dell'azione della provvidenza, il fatto che la provvidenza agisca in maniera sottile, non in maniera plateale, come dicevamo anche l'altra volta. No, credo che sia, cioè, l'affermazione di Shippei, o come si chiama, credo che possa spiegare un po' il mio, tra virgolette, problema che mi ero posta all'inizio, che è complicato mixare il libero arbitrio e il destino. Quindi l'affermazione di Shippei può rappresentare proprio il fatto che tu puoi avere messaggi da questo cosiddetto destino. Però poi sei tu che devi decidere se intraprendere il messaggio dal destino che ti viene nella vita, oppure se decidi di prendere un'altra strada. Sì, è tutta questione di interpretazione, sta al modo in cui tu interpreti questi segni che ricevi. Li puoi interpretare, diciamo, positivamente oppure li puoi malinterpretare. Questo è il fatto, proprio perché sono segni difficili da capire. Non abbiamo noi, semplici esseri umani, una comprensione a 360 gradi dei meccanismi che muovono il mondo. E quindi noi facciamo la nostra piccola parte, a volte facciamo bene, agiamo bene, a volte agiamo male, anche con le migliori intenzioni, sbagliamo perché fraintendiamo, sbagliamo perché non riusciamo a cogliere questi segni. Quindi questo è poi il fatto. E soprattutto un'altra cosa che mi preme ricordare a proposito di questa osservazione che fa Shippei è che non dobbiamo stare con le mani in mano in attesa che il potere esterno risolva le cose. Proprio perché il potere esterno agisce tramite noi, siamo i suoi strumenti. Quindi noi ci dobbiamo dare da fare e dobbiamo cercare di fare la cosa giusta. Poi una grazia inaspettata ci può sempre arrivare nel momento di massima difficoltà, però come prima cosa dobbiamo fare noi del nostro meglio, non dobbiamo sederci, incrociare le braccia e dire io non faccio niente, io rinuncio perché comunque non servirebbe a nulla. Questo no, mai. Dobbiamo comunque agire. Poi la possibilità di sbagliare, il fatto che ogni tanto possiamo sbagliare è il rischio che dobbiamo correre. Ma comunque è giusto che agiamo, è giusto che facciamo qualcosa, è giusto che ci impegniamo. Giusto. Tra l'altro, questo discorso sull'agire, sull'impegnarsi a fare del nostro meglio ci porta a quello di cui volevo parlare in quest'ultima parte della nostra chiacchierata, che è il saggio di Werling Flieger, Fate and Free Will in Middle-earth, quindi fato e libero arbitrio nella Terra di Mezzo. Werling Flieger è una grandissima studiosa di Tolkien. Questo suo saggio, che io sappia, non è stato tradotto in italiano, ho dovuto leggerlo in inglese e devo dire che è stata un po' un'impresa. Tu
Ti chiedevi com'è possibile far convivere destino e libero arbitrio insieme. Allora, a questa domanda in parte avevamo già cercato di rispondere poco fa leggendo e commentando l'estratto del libro di Tom Shippey. Però è un argomento che viene proprio messo a nudo in questo saggio di Verlin Flieger, che è proprio incentrato su questi argomenti qui, sul fato e sul libero arbitrio. Fondamentalmente, questi due aspetti, questi due elementi riescono a coesistere nella mitologia tolkieniana ed è un paradosso. È un paradosso perché in teoria il fato dovrebbe escludere il libero arbitrio e il libero arbitrio dovrebbe escludere il fato. Innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto molto importante che ci servirà per il commento su questo saggio. Dobbiamo partire dal presupposto che quello che Tolkien descrive nella sua mitologia è ciò che lui stesso chiamerebbe un mondo secondario, perché lui fa la distinzione tra il nostro mondo, il mondo reale, che lui chiama mondo primario, e il mondo del mito e della fiaba, che lui chiama mondo secondario. Perché mondo secondario? Perché nell'ottica di Tolkien lo scrittore, l'artista, è un subcreatore. Quindi crea un mondo che in un certo senso è a immagine e somiglianza del mondo reale, del mondo primario, però con alcune differenze. Una di queste differenze viene spiegata da Tolkien stesso in una delle sue lettere, la lettera 131, nella quale lui dice che il mito e la fiaba devono, come tutta l'arte, riflettere e contenere elementi di verità o di errore, morale e religioso, fusi assieme, ma non esplicitamente, non nella forma nota del mondo primario reale. Qui la traduzione è mia, cioè mi sono basata sulla traduzione ufficiale italiana delle lettere, però ho cambiato un termine perché non mi convinceva come era stato tradotto nella traduzione ufficiale, quindi mi sono permessa di fare una piccola modifica, rifacendomi anche a una precedente traduzione di questo passaggio, perché esisteva una traduzione precedente in italiano di questo passaggio e quindi mi sono rifatta a quella traduzione precedente piuttosto che a quella più recente, perché avevo un pochino di difficoltà altrimenti a capire dove volesse andare a parare. E quindi invece di dire disciolti elementi, come nella traduzione ufficiale odierna, ho scelto elementi fusi assieme, che mi sembra più calzante e che mi trasmette meglio il senso. Quindi, elementi fusi assieme di verità morale e religiosa o di errore, perché poi possono esserci anche degli errori nella morale o nella percezione della morale o nella percezione della religione, no? Dice Tolkien, il mito e la fiaba, le narrazioni che danno forma al mondo secondario, devono contenere dei riferimenti morali o religiosi che ci sono nel mondo primario, nel mondo reale, però lo devono fare in maniera diversa. Questi riferimenti devono essere più sfumati. Arriviamo ad un altro presupposto fondamentale, che è la presenza nel mondo secondario di quello che Tolkien stesso chiama sole verde. Nel saggio sulle fiabe, che spero avremo occasione di discutere, parla di questo sole verde, che è un elemento che non può esistere nel mondo primario, però può esistere nel mondo secondario, perché chiaramente nel nostro mondo sappiamo tutti che il sole non è verde, non sarebbe credibile per la nostra percezione nel nostro mondo un sole verde, ma in un mondo secondario, quindi in una fiaba, questo sole verde può esistere e può anche essere credibile se lo scrittore, se l'artista, il subcreatore lo rende tale. E questa è un'altra cosa fondamentale, perché questa coesistenza
tra libero arbitrio e fato è uno dei soli verdi della mitologia tolkieniana. È un elemento che non potrebbe esistere nel mondo primario, perché nel mondo primario o si crede ad un destino, quindi si crede che tutto è scritto e che le cose succedono inevitabilmente, anche se noi non lo sappiamo, però sono già scritte. O si crede che siamo liberi di scegliere e che siamo noi a forgiare la nostra vita. Non può esistere l'uno e l'altro. Nel mondo secondario, Tolkien riesce a farli convivere. Quindi questo è il suo sole verde, uno dei suoi tanti soli verdi. Dice Verlin Flieger, forse quello più importante perché fondativo della sua mitologia. E li fa convivere questi due elementi, fato e libero arbitrio. Sin dall'inizio, noi sappiamo, leggendo il Silmarillion, che tutto comincia con la creazione del mondo. Eru Ilúvatar, il dio creatore, declama questo grande tema musicale che gli Ainur, che sono degli spiriti, alcuni dei quali poi diventeranno i Valar e si, tra virgolette, trasferiranno sulla terra, gli Ainur raccolgono questo tema musicale declamato da Ilúvatar e cominciano a suonare. Fanno questa grande orchestra celestiale bellissima e danno vita a questa grande musica. Quindi abbiamo un creatore che crea questi spiriti e che poi insieme a loro crea il mondo. Ecco, già qui possiamo vedere una differenza con la tradizione giudaico-cristiana in cui il mondo viene creato soltanto da Dio. Qui invece il Dio Eru si avvale, diciamo, della collaborazione degli Ainur, che sono, potremmo dire, anche loro dei subcreatori, se vogliamo, perché comunque sono esseri creati, li ha creati Eru. Ma partecipano attivamente alla sua creazione. Lui declama questo tema musicale e loro, attraverso la loro musica, danno vita a quello che poi sarà il mondo. Durante la declamazione di questo tema musicale da parte di Ilúvatar, uno degli Ainur, Melkor, interrompe la prestazione dei suoi compagni, diciamo, introducendo un tema personale. Introducendo una dissonanza, perché questo tema di Melkor è discordante rispetto agli altri. Allora, che cosa succede? Che dopo la dissonanza di Melkor, Ilúvatar interviene nuovamente, assorbe la dissonanza di Melkor nel suo stesso tema. E quindi è dopo questo assorbimento che viene creato il mondo. Questa cosa è ancora più importante, se vogliamo, perché mentre nella tradizione giudaico-cristiana il mondo di per sé è, potremmo dire, buono, buono agli inizi, poi c'è la caduta di Adamo ed Eva, e quindi l'esilio dell'umanità dal paradiso terrestre, e a quel punto ecco che c'è la sofferenza, che c'è il dolore, che ci sono le difficoltà. Ma inizialmente il mondo è, si può dire, buono, perché Dio ha creato ogni cosa buona agli inizi. Invece, nella mitologia tolkieniana non c'è una caduta dell'umanità, ma c'è una caduta angelica, perché comunque gli Ainur possono essere paragonati in un certo senso a degli angeli. La caduta di Melkor, Melkor che si volge al male, che vuole fare di testa sua, per conto suo, che non rispetta l'esecuzione dei suoi compagni, del tema dato da Ilúvatar, e vuole introdurre un suo tema personale, un tema che è dissonante rispetto agli altri, che è discordante. Quindi la disobbedienza di Melkor è antecedente alla creazione del mondo. Quindi il mondo viene creato con la dissonanza al suo interno. Per questo è un mondo imperfetto, per questo è un mondo con dei difetti. Vediamo quindi come c'è una differenza con la tradizione giudaico-cristiana, ma il punto d'arrivo è lo stesso, perché anche nella tradizione giudaico-cristiana alla fine l'umanità si ritrova in un mondo imperfetto, in un mondo in cui c'è il male. Vediamo come il parallelismo più stringente con
il cristianesimo, con quello che potremmo definire il mito cristiano, è stato evitato in maniera che non fosse un copia e incolla, che la mitologia di Tolkien non fosse un copia e incolla, però la verità essenziale, l'essenza, è stata mantenuta, perché il mondo è comunque un mondo imperfetto, un mondo caduto. A quel punto, che cosa succede? Che dopo la creazione, alcuni Ainur scelgono appunto di discendere sulla terra, su Arda. Arda è il nome della terra nella mitologia tolkieniana, poi in un secondo momento si stanzieranno a Valinor, altro non è che il luogo verso cui gli elfi salpano alla fine del Signore degli Anelli. Quindi i Valar si stabiliscono lì, con loro ci sono i Maiar, che sono esseri uguali ai Valar, però di grado minore, quindi meno potenti. Per dirla in maniera spiccia, e sappiamo che tra i Maiar c'è anche colui che noi conosceremo come Gandalf, ma questa è una parentesi. Comunque, i Valar appunto scendono sulla terra e si creano questa loro dimora. Ma prima che loro scendano sulla terra, Ilúvatar anticipa loro l'avvento dei suoi figli. I suoi figli sono gli elfi e gli uomini. Gli elfi e gli uomini sono stati creati da Eru. I Valar non hanno avuto alcuna mano nella loro creazione, mentre per il mondo sì, il mondo, come ho detto, è stato creato anche dai Valar. Gli elfi e gli uomini, le due stirpi dei figli di Ilúvatar, però no, sono una sua creazione esclusiva, sono il suo segreto. Tant'è vero che i Valar sono meravigliati quando scoprono che nasceranno i figli di Ilúvatar. E qual è lo scopo dei figli di Ilúvatar? Abbiamo queste due razze diverse, gli elfi e gli uomini. Gli elfi che sono legati alla terra e al suo destino e quindi non muoiono mai, a meno che non vengano uccisi, e invece gli uomini, il cui dono è la morte, quindi hanno un'esistenza più breve, più fragile, si possono ammalare, invecchiano e alla fine muoiono. E dopo la morte gli elfi non sanno dove vadano gli uomini. Per gli elfi la morte degli uomini è un grandissimo mistero. Queste due razze così diverse hanno però una sorta di compito. Perché Ilúvatar dà vita, crea questi suoi figli? Perché dovranno abitare la terra e insieme dovranno portare il mondo al compimento del suo scopo. E il compito più importante in questo scenario non poggia sulle spalle degli elfi, che sono la razza in un certo senso con più potenzialità, perché gli elfi hanno grandissime capacità artistiche, quindi sono stati creati per produrre la bellezza. Ilúvatar lo dice: creeranno più bellezza di tutti i miei figli. Ma nonostante questo, nonostante gli elfi siano un popolo così importante e con così tante belle qualità, il compito più importante non riposa sulle loro spalle, ma sulle spalle degli uomini, perché gli uomini hanno il libero arbitrio. E attraverso il libero arbitrio hanno quindi la capacità di forgiare la propria vita, mentre invece gli elfi e tutte le altre realtà sono vincolati a ciò che è scritto nella grande musica. Quindi gli elfi hanno un destino, hanno un fato, mentre gli uomini hanno la libertà. Questo è il modo in cui Tolkien regge questo paradosso, creando due razze diverse ma simili che hanno compiti diversi. E qui mi permetto di richiamarmi a quella che è la specificità della religione cattolica, che appunto rispetto alla religione protestante contiene proprio quest'elemento del libero arbitrio, perché per il cattolico Dio ha dato la libertà all'uomo, mentre invece per il protestante c'è la predestinazione. Già quando l'uomo nasce è predestinato alla salvezza o alla dannazione, e nulla di quello che può fare o può non fare cambierà le cose, perché il suo destino è già deciso. Secondo la religione protestante. Nella religione cattolica, invece, se l'uomo fa delle buone azioni, se l'uomo sceglie bene, allora si guadagnerà il paradiso. Quindi, ancora una volta, qui vedo una influenza
della religione cattolica sulla decisione di Tolkien, perché altrimenti è possibile che lui decidesse di assegnare a tutti il fato, di far sì che tutte le stirpi dei figli di Ilúvatar fossero legate alla grande musica e quindi fossero meno libere, fossero più vincolate. Invece lui, proprio alla razza degli uomini, che se vogliamo è anche la più fragile, quella che ha più difetti, dà questa libertà. E questa è un'idea che Tolkien ha avuto sin dall'inizio, sin dalle prime bozze del testo che poi sarebbe diventato l'Ainulindale, scusate la pronuncia terribile, ma non so, devo informare su dove cadono gli accenti. Comunque il testo che fondamentalmente racconta la creazione del mondo, che noi conosciamo in versione, diciamo, definitiva, grazie al Silmarillion di Christopher Tolkien, e sin dall'inizio Tolkien aveva in mente questo fatto che comunque tra elfi e uomini doveva esserci questa fondamentale differenza e che era stata stabilita sin dall'inizio da Ilúvatar. Infatti, la prima bozza, scritta frettolosamente a matita, dice: «Ma agli uomini, io, Ilúvatar, affiderò un incarico e darò un grande dono. E stabilì che essi dovessero avere il libero arbitrio e la facoltà di modellare e progettare, al di là della musica originaria degli Ainu, e che a causa delle loro azioni tutte le cose sarebbero state compiute nella forma e nell'atto, e il mondo generato dalla musica degli Ainu sarebbe stato completato fino all'ultimo e nel dettaglio». Qui sto citando dal saggio di Verlin Flieger, che a sua volta cita questa bozza di Tolkien. Si capisce che è una bozza tra le altre cose perché dice Ainu invece di Ainur, la forma plurale del termine a cui lui probabilmente arriverà più avanti, mentre qui ancora è scritto Ainu senza R, quindi questa è una delle piccole cose che ci suggeriscono che era ancora in fase di bozza il racconto. Quindi qui Ilúvatar lo dice molto chiaramente, che sta dando questo dono agli uomini. Per cui gli uomini e gli elfi si trovano entrambi nel mondo, no? Ed entrambi agiscono, entrambi prendono delle decisioni. La differenza è proprio questa, che le decisioni degli uomini hanno, se vogliamo, una portata più forte. Più avanti viene citata la versione, diciamo, aggiornata di questo testo, cui l'espressione originale, free will, cioè libero arbitrio, viene resa da Tolkien in maniera, diciamo, più sottile, con free virtue, che letteralmente significa libera virtù. Però lui non intende il termine nel senso di virtù, ma lo intende con un'accezione più inusuale, che è quella di facoltà particolare, di efficacia. Anche questa cosa, no? Molto importante il modo in cui lui sceglieva le parole. Nella prima bozza è più esplicito, utilizza proprio questa espressione di libera arbitrio. Poi più tardi mitiga un pochino la cosa, però il senso è sempre quello, anche perché ripeto che lui intende virtù non come virtù, ma come capacità, come facoltà particolare, come efficacia. E quindi gli uomini hanno questa capacità, questa libertà, e diciamo che il problema sta tutto nel come usarla, perché sappiamo poi che gli uomini a volte fanno delle scelte sbagliate. Nella versione del Silmarillion che conosciamo viene detto molto chiaramente che gli uomini si trovano tra i tumulti e le potenze del mondo e che quindi spesso non adoperano in armonia i propri doni. Anche questo ci dà un'idea del fatto che ci troviamo in un mondo molto complesso e che anche se è un mondo secondario non è un mondo ideale in cui tutto va bene, no? È un mondo in cui chiaramente c'è il male, in cui gli uomini possono sbagliare. Eppure anche nella loro fallibilità, ripeto, gli uomini sono investiti di questo grande compito. Facendo un esempio concreto, a proposito della distruzione dell'anello, c'è proprio un passaggio in cui Tolkien, dopo aver scritto Il Signore degli Anelli, fa un commento al fatto che comunque l'anello è stato prima trovato da Bilbo, poi è finito in mano a Frodo, è stato distrutto, e commenta come sarebbe stata vista la cosa da un punto di vista elfico. Gli elfi probabilmente avrebbero anche detto che Bilbo era destinato a trovare l'anello, ma non necessariamente a rinunciare a esso. E perciò, se Bilbo vi avesse rinunciato,
Frodo sarebbe stato destinato a intraprendere la sua missione, ma non necessariamente a distruggere l'anello, cosa che in effetti non ha fatto. Gli elfi avrebbero aggiunto che se la caduta di Sauron e la distruzione dell'anello fossero stati parte del fato o del piano di Eru, allora, se Bilbo avesse tenuto l'anello e si fosse rifiutato di rinunciarvi, altri mezzi si sarebbero manifestati e grazie a questi Sauron sarebbe stato ostacolato. Proprio quando la volontà di Frodo si dimostrò alla fine inadeguata, un mezzo per la distruzione dell'anello apparve immediatamente, essendo stato tenuto come riserva da Eru, per così dire. Anche questo fatto di cui discutevamo l'altra volta, no? Questo fatto che quando Frodo non ce la fa, ecco l'evento provvidenziale. Perché c'è questo evento provvidenziale? Perché sappiamo che la grande musica, per tutte le altre realtà che non siano gli uomini, e ricordiamoci che la razza degli uomini include anche gli hobbit, sappiamo che la grande musica per tutti gli altri è un destino. Quindi anche Sauron e per estensione l'anello, che è un pezzo della sua anima, è una sua creazione, ha un destino. Il destino dell'anello evidentemente è la distruzione. Prima o poi doveva essere distrutto. Forse non doveva essere distrutto in quel momento, forse poteva essere distrutto prima o dopo, ma prima o poi il destino dell'anello era quello di cadere nelle fiamme. Quindi tutto stava nel vedere come sarebbe successo e in quale momento. Ed è grazie alle libere scelte di Frodo e degli altri membri della compagnia che è di Gollum, che l'anello viene distrutto in quel momento e nel modo in cui noi sappiamo. La sconfitta di Sauron prima o poi doveva esserci. Il fatto è che viene sconfitto in quel dato momento grazie a una serie di azioni, a una serie di scelte che sono state fatte liberamente da coloro che hanno il libero arbitrio. Se le cose fossero andate diversamente, se Bilbo non avesse rinunciato all'anello o se Frodo non avesse deciso di assumersi questa responsabilità della missione, se Frodo non avesse avuto pietà di Gollum, se Frodo non fosse arrivato al Monte Fato, se Sam non l'avesse accompagnato, se Faramir non avesse rilasciato Frodo, Sam e Gollum. Vediamo quante scelte, quante libere decisioni sono state prese durante questo momento storico della Terza Era e queste hanno portato a quel determinato tipo di esito. Se non ci fossero state queste azioni, se fosse mancata una sola di queste azioni, mettiamo Frodo, sceglieva di non assumersi questa responsabilità. Prima o poi l'anello in qualche modo sarebbe finito distrutto lo stesso, ma a quale prezzo? E anche questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché è vero che Sauron e l'anello avevano questo destino che prima o poi sarebbero dovuti andare incontro alla distruzione, ma senza le azioni umane, quando sarebbe stato possibile questo destino? A quale prezzo? A prezzo di quante vite? Ecco perché è importante l'azione degli uomini, perché gli uomini possono operare per contrastare il male, per impedire che il male agisca o comunque quantomeno per frenarlo nella maniera tale che ci sia il minor numero, di perdite possibile. Da qui possiamo vedere che la cosa importante probabilmente è questa, cioè cercare di, adoperare in armonia i nostri doni. Se vogliamo riprendere un po' Gandalf, decidere cosa fare, nel tempo che ci è dato, quindi farlo bene, e in tal modo possiamo dare il nostro contributo, perché il nostro contributo è importante, quindi non stare con le mani in mano, ma agire, fare le nostre scelte, cercare di pesare bene queste nostre scelte e di farle bene. E quindi i risultati si otterranno. Resta comunque il fatto che il mondo nella mitologia tolkieniana è imperfetto sin dall'inizio e che questa imperfezione ha delle conseguenze, c'è il male, ci sono cose che non possono essere cambiate o non possono essere riparate, quindi c'è la perdita, c'è il dolore, c'è la disperazione, c'è la guerra. Però oltre a questo c'è anche la speranza, c'è anche la possibilità di migliorare le cose attraverso questa nostra libertà. E a completamento di tutto questo ci si potrebbe chiedere cosa succederà dopo?
dopo che il mondo sarà arrivato al suo completamento fino all'ultimo dettaglio, dopo che gli uomini avranno esercitato questa loro libertà e avranno cercato, insomma, di adempiere a questo incarico che Ilúvatar ha dato loro, anche se loro non ne sono consapevoli. Secondo l'idea di Tolkien, ci sarà una seconda grande musica. Questa seconda grande musica, gli uomini parteciperanno assieme agli Ainur e suoneranno una musica ancora più potente, ancora più bella, ancora più intensa della prima al cospetto di Ilúvatar. Quindi gli uomini si ritroveranno assieme agli Ainur. La speranza è che nella seconda grande musica, quando tutto sarà compiuto, gli esiti di ogni scelta saranno rivelata e gli uomini conosceranno meglio le intenzioni e il cuore di Ilúvatar, la speranza è che in questa seconda grande musica ci sarà un mondo rinnovato. E come dice Andret, un personaggio di un racconto molto tardivo scritto da Tolkien, Andret è una donna, quindi appartiene alla stirpe degli uomini, e parla con un elfo, Finrod, e dice: tra noi qualcuno ritiene che la nostra incombenza qui fosse quella di risanare la rovina di Arda. E Arda risanata o ricostruita non sarà Arda incorrotta, ma una terza cosa, più grande. Arda incorrotta è quella parte della terra non macchiata dal male, quindi Valinor, il luogo in cui stanno i Valar e in cui sono stati anche gli elfi, come Galadriel, per esempio. E la Terra di Mezzo e tutti i suoi territori è una parte di Arda macchiata dal male, inevitabilmente. Ma, dice Andret, dopo, quando ci sarà una seconda possibilità, quindi in vista della seconda grande musica, ci sarà una nuova Arda, una nuova terra. E non sarà Ardi incorrotta, quindi una terra che non conosce il male, una terra non macchiata dal male, ma sarà Arda guarita, Arda risanata. Quindi una terra ricostruita, una terra che ha conosciuto il male, però è guarita da questo male. È un'immagine bellissima, mi sto commuovendo. Sì, è molto peaceful. I passaggi relativi alla seconda grande musica non li troviamo nel Silmarillion. Nel primo capitolo c'è un accenno a questo fatto che un giorno esisterà una seconda musica a cui parteciperanno gli uomini. Però rimane una cosa molto nebulosa, anche perché siccome nessuno sa quale sarà il destino degli elfi in quell'occasione, e il Silmarillion è una narrazione da un punto di vista elfico, allora resta una cosa molto avvolta nel mistero. Però se leggiamo il racconto di Finrod e Andret, e se leggiamo anche altri appunti di Tolkien, vediamo delineata questa bellissima immagine. E come chiusura vorrei leggere la parte finale, le ultime righe del saggio di Verlin Flieger, che dice: in una creazione imperfetta e difettosa è l'incarico assegnato agli imperfetti e difettosi esseri umani, che sono in difficoltà nel mondo che li circonda, talvolta fanno passi falsi, spesso seguono sentieri tortuosi dai quali non riescono a vedere sempre la fine, di condurre se stessi e il mondo oltre l'errore e dentro la luce. Ok, io avrei finito. Come concludere un podcast con la ciliegina sulla torta? Sì, è l'unico se vogliamo dare i nostri riferimenti testuali, giusto per fare forse un pochino di chiarezza in più sulle fonti che abbiamo utilizzato. Dai, beh, le mie sono ovviamente le lettere e il libro, quindi sei tu quella che ha più fonti di me perché tu sei quella dell'approfondimento tolkieniano. Beh, sì, qualche fonte in più questa volta. Ovviamente bisogna partire sempre dai testi fondamentali, quindi Il Signore degli Anelli, il Silmarillion, anche lo Hobbit, se vogliamo, visto che l'ho citato molto brevemente prima, e quindi i nostri testi fondamentali, quelli scritti dall'autore, poi le lettere, chiaramente, dove lui, come ho già detto, su certi concetti è più esplicito. E poi come fonti biografiche, allora, la biografia più famosa, diciamo, e anche se ormai comincia a essere un pochetto datata,
è quella di Humphrey Carpenter. La biografia scritta da Humphrey Carpenter la trovate, penso, abbastanza facilmente, e leggendola si ha comunque un'immagine chiara di Tolkien come uomo. Poi, a livello di approfondimento di studi tolkieniani, ho citato Tom Shippey, il suo libro Tolkien, autore del secolo. Anche questo è stato tradotto in italiano e quindi lo trovate. Io non sono riuscita ancora a procurarmelo, però penso che se guardate su internet lo potete trovare. Io ci sto ancora provando perché non è proprio facilissimo, non è il genere di libro che si trova al primo colpo. Ecco, per fare questa chiacchierata mi sono permessa di buttare giù una traduzione veloce del passaggio in inglese e di leggerla, perché alla fine sarebbe stato più complicato se avessi dovuto leggere il passaggio in inglese, magari mi sarei confusa di più. Quindi ho preferito fare una traduzione io di quel passaggio giusto per agevolarmi e per esprimere i concetti più chiaramente. Non sono una traduttrice di professione, però ho prestato tantissima attenzione mentre traducevo, quindi spero di aver reso l'idea. Per quanto riguarda invece il saggio di Verlin Flieger, purtroppo quello lì, che io sappia, non è stato proprio tradotto. Io ho fatto quello che potevo, nel senso che ho tradotto quei passaggi che mi interessavano e ho cercato di renderli in italiano nel miglior modo possibile, anche appunto per aiutarmi durante la chiacchierata e cercare, se ci sono riuscita, non lo so, ma cercare di spiegare le cose nella maniera più semplice possibile. Il saggio comunque è bellissimo, se masticate l'inglese io ve lo consiglio assolutamente, perché anche se è complicato, merita tantissimo. Il titolo è The Music and the Task, Fate and the Free Will in Middle-earth. Quindi la musica è l'incarico, fato e libero arbitrio nella Terra di Mezzo. Lo trovate nella raccolta di Verlin Flieger, Green Suns and the Fairy, che è assolutamente meravigliosa e che, vi ripeto, se masticate un po' di inglese, sicuramente dovete leggere questo saggio qui che ho cercato di analizzare in parte oggi. Ma se masticate bene l'inglese, compratevi tutta la raccolta, perché veramente è un tesoro, è una miniera questa raccolta. Io la sto adorando, sto avendo un po' di difficoltà, non essendo l'inglese la mia lingua madre, però sto facendo del mio meglio per cercare di capire tutto fin nei particolari, perché Verlin Flieger ha questa straordinaria capacità di prenderti per mano e di trascinarti in queste esplorazioni che lei fa dell'opera tolkieniana in maniera assolutamente sublime. Quindi io la consiglio tantissimo questa raccolta. Ok, grazie mille. Beh, probabilmente si troveranno tutti o su Amazon o su IBS, quindi probabilmente vi consiglio di andare là. Quindi per oggi è tutto con Nenia e Ste l'elfo aspirante. Ci vediamo al prossimo approfondimento e se ti va ci vediamo poi in settimana per un nuovo video e io ti auguro una magica elfica giornata. Saluta pure tu, Nenia. Ciao a tutti, grazie, grazie Ste, grazie Grazie a tutti voi. a te. Ciao Mellon!